Buonasera, grazie, è sempre un piacere essere qui. Il mio intervento avrà modalità e affronterà le questioni in maniera un po' diversa dagli interventi precedenti, l'intervento a braccio, che vuole affrontare a flash alcune questioni. La parola responsabilità è una parola che mi pare chiave, anche a partire dalle cose che abbiamo appena sentito da Gisella e da Fabrizio Starace. È una parola chiave, è stata ed è una parola chiave della deistituzionalizzazione, del processo di deistituzionalizzazione. Quando parliamo di quando io parlo di responsabilità, mi riferisco alla responsabilità della politica, delle istituzioni, delle organizzazioni, dei soggetti. Ecco, abbiamo visto negli interventi precedenti come la responsabilità delle istituzioni, la responsabilità della politica nei confronti della salute mentale, oggi è una responsabilità molto, molto bassa, molto debole. Si è detto che la salute mentale non è nell'agenda di questa politica. Eppure, cosa ci dobbiamo aspettare dalla politica se non pensare, il guardare, il preoccuparsi, l'avere responsabilità nei confronti della salute dei cittadini? E quando parliamo di salute, parliamo della salute, come dice la nostra Costituzione, come un bene individuale e un bene collettivo. Ecco, in questo momento questa responsabilità ci sembra verso la salute mentale in particolare, come ci è stato ben dimostrato e detto, ci sembra molto bassa, non si sente? Ci sembra molto bassa, eppure invece abbiamo dei ricordi virtuosi quando la responsabilità delle politiche ha determinato in Italia, guardiamo all'Italia, cambiamenti e situazioni di emancipazione dei soggetti più fragili, delle persone con problemi di salute mentale molto importanti. Esempi antichi sono quelli degli anni 70, quando alcuni virtuosi o responsabili, per usare questa parola, amministratori, nel confronto col manicomio, parlo di presidenti delle province, negli anni 60-70 i manicomi dipendevano dalle province, hanno scelto la strada del cambiamento, rivolgendosi a tecnici per l'umanizzazione e la chiusura dei manicomi. Mi riferisco per esempio a Rasinelli a Perugia, con Manuali, che fa negli anni 60, comincia a lavorare 70 rispetto al manicomio di Perugia. Mi riferisco a Mario Tommasini, che a Parma e a Colorno, dopo aver visitato uno dei primi giorni del suo mandato di assessore alle politiche sociali della provincia di Parma, e ritrovando in quel manicomio i suoi compagni partigiani in situazioni di abbandono, di degrado, indicibili, decide di occuparsi di queste istituzioni per il suo superamento, per la sua definitiva chiusura. Sappiamo che dal 69 al 71 a Colorno va a lavorare Franco Basaglia. Mi riferisco a Michele Zanetti, uno dei più giovani presidente allora della provincia, che nel 71 chiama, dopo aver visitato sempre uno dei primi giorni del suo mandato, l'ospedale psichiatrico di Trieste, un ospedale ordinato e pulito, ma che manteneva tutto.
tutte le caratteristiche del manicomio, anche se nelle forme ordinate e pulite la violenza si esprimeva e la negazione e la violazione dei diritti erano la norma, che appunto dopo questa visita decide che nel suo mandato di presidente della provincia uno dei suoi compiti sarà quello di trasformare, di chiudere il manicomio, e per questo chiama Franco Basaglia a Trieste. Mi riferisco, e potrebbe ognuno di noi raccontarle, perché siamo qua, si potrebbe ricordare anche, l'abbiamo appena nominato, l'impegno dell'assessore di Ringhini in questa regione, che rispetto alla salute mentale, una delle cinque priorità che l'assessore di Ringhini, anche per, non possiamo dimenticarlo, non possiamo non ricordarlo qui, anche per lo stimolo, la pressione che l'associazione ASAR, l'associazione dei familiari, ha posto, mette la salute mentale fra uno dei suoi impegni. E potrei ricordare altre esperienze sessuali, spesso legate a assessori alla salute donna, questo per rispetto a quello che prima si è nominato delle attenzioni di genere. Ecco, in questo momento mi pare che la responsabilità della politica sui temi della salute mentale è una responsabilità bassa, è una responsabilità che spesso non tiene conto di tutto quello che è stato appena detto da Fabrizio Starace, ma che non tiene conto del dolore, della sofferenza e delle perdite umane che si stanno determinando nel nostro paese, a partire dal fatto che la politica, le istituzioni non si stanno assumendo questa responsabilità verso la salute mentale del territorio. Ecco, responsabilità, abbiamo parlato anche di responsabilità delle organizzazioni. Mi riferisco ai modelli organizzativi del sistema Dipartimento di Salute Mentale. Responsabilità, quando questa responsabilità si traduce in organizzazione di servizi vicini ai cittadini, si è parlato prima di servizi di prossimità, capaci di farsi carico della complessità dei bisogni della persona con sofferenza e del suo contesto sociale e familiare. Ecco, anche qui i dati che abbiamo visto, non li analizzerò, non sarei capace di farlo neanche, però come diceva, con l'intuitività a cui faceva riferimento nell'ultima parte Fabrizio, qua i dati più drammatici, più duri, più indicatori di cattive pratiche, di non risposta ai bisogni di salute dei cittadini, hanno a che vedere non soltanto con, come è stato molto detto, con esiguità delle risorse umane, ma anche con cattivi, con inefficaci modelli organizzativi, mentre invece forse anche a parità di risorse o con risorse non ancora ottimali, i migliori risultati si raggiungono a partire, i migliori, lo dico in maniera molto semplice, molto banale, facendo riferimento a quegli indicatori su cui prima ci siamo soffermati, si raggiungono proprio a partire da modelli organizzativi molto, molto fondati sulla vicinanza e la presa in carico delle persone negli ambienti naturali di vita e alle risposte alle persone nella globalità dei loro bisogni. E poi c'è la responsabilità dei soggetti,
Ecco, io credo che nel processo appunto di deistituzionalizzazione, è stato fondamentale la questione della responsabilità dei soggetti, sia in riferimento alla persona con problemi di salute mentale, che con la 180, scusatemi, è passata da uno statuto speciale, dalla assenza di diritti a diventare invece passato ad essere un soggetto di diritto, entrato a pieno titolo della cittadinanza, e questo ha determinato il fatto che la persona con problemi di salute mentale è stata anche dichiarata come responsabile delle sue azioni, responsabile, quindi è stata restituiti i diritti, ma anche responsabilità. E noi di questo credo dobbiamo essere consapevoli, in particolare, lo dirò per brevità, faccio riferimento solo a questo, nel momento in cui facciamo progetti terapeutici con le persone, la persona è responsabile, deve essere responsabile, è responsabile del suo progetto di cura. Ma la responsabilità è stata restituita agli operatori. Nel superamento del manicomio, quello che è avvenuto nella messa in discussione dei poteri gerarchici del manicomio, del potere unico del medico, tra l'altro, nel manicomio, è stata restituita responsabilità a tutti gli operatori, a tutti i soggetti in campo, uscendo da quella drammatica situazione del "ma io ho obbedito", pensiamo alla banalità del male, che oggi non è più, di cui ancora oggi sentiamo parlare. Ne abbiamo sentito parlare per esempio in maniera forte nel processo Mastro Giovanni, "ma io ho obbedito". Ecco, questo non è più dato. C'è una responsabilità individuale di ognuno in qualsiasi livello stia nell'organizzazione. Questa è una delle grandi conquiste, a mio parere, del processo di deistituzionalizzazione. E però è una responsabilità che quindi ognuno si deve assumere nella coscienza del suo protagonismo, ma anche delle sue responsabilità verso gli altri. Ecco, per tentare di finire questa questione su cui ho voluto aprire, parola chiave quella della responsabilità. La responsabilità è sempre verso qualcosa, verso qualcuno, verso una comunità, verso una persona. E questo riflettevo stamattina quando facevo un po' la scaletta delle cose che avrei detto. È bello perché responsabilità verso significa che noi abbiamo di fronte un soggetto, una persona con diritto, una comunità pensante, una comunità che partecipa, che l'altro cioè è coprotagonista del percorso. Non c'è qualcuno che... È sempre un'azione proattiva, ma che in cui l'altro esiste nella sua titolarità di soggetto e di cittadino. Bene, quindi è importante riparlare di o ragionare sulla questione della responsabilità.
La seconda parola era il DSM. E il DSM ci riporta immediatamente, cioè il Dipartimento di Salute Mentale, ci riporta immediatamente alla questione dei servizi territoriali e del lavoro territoriale. Organizzazione dei servizi nel territorio alternativi al circuito manicomiale. E questa è una cosa che su cui dobbiamo continuare a riflettere e che dobbiamo comprendere nella complessità del significato. Il significato. Cosa voglio dire con semplicità? Diciamolo con semplicità, che i servizi territoriali, ora parliamo della salute mentale, ma potrebbe essere non solo della salute mentale, potremmo dire in generale della salute, non si definiscono territoriali in relazione al sito dove si collocano, non più l'ospedale ma il territorio. Ma l'essere territoriale dei servizi della salute mentale è legato al non essere ambulatori che ricevono, ma ad essere luoghi da cui parte l'azione verso quella comunità di riferimento per quel centro di salute mentale, per quel dipartimento di salute mentale. Ecco, i centri di salute mentale che operano soltanto nel loro ambito, nel loro sito, hanno mutato la loro forma rispetto all'ospedale, ma non le neurologiche. Il problema è la proattività, l'andare verso, ma non solo andare verso la persona con problemi di salute mentale, andare verso la comunità, perché è nella comunità che e lavorare con la comunità, perché soltanto all'interno della comunità, soltanto nell'inclusione, soltanto all'interno di una cittadinanza è possibile la salute. Ancora, territoriale significa anche che la persona con problemi di salute mentale viene seguito in qualsiasi luogo questa si declina ed è allora lavoro territoriale significa che gli operatori della salute mentale, gli operatori del centro di salute mentale, perché noi sappiamo che il centro di salute mentale è l'organizzazione cardine del Dipartimento di Salute Mentale, è il regista della salute in un territorio definito. Quindi devono seguire l'altro in tutti i luoghi dove l'altro in quel momento sta. E quindi significa non solo andare a casa della persona, cosa che si fa sempre più poco, se non per andare a fare a volte i farmaci da poco, declinarsi dove l'altro sta, che può essere per un periodo l'ospedale si è ricoverato per problemi sanitari, la casa di riposo, i luoghi dove le persone vengono private anche della libertà. Però prima di passare a questo e facendo un passo indietro, significa anche declinarsi e seguire la persona nei luoghi e nei servizi del dipartimento stesso. Quindi se la persona è nell'SPDC, la responsabilità deve continuare ad essere in capo a quegli operatori del centro di salute mentale che sono responsabili del progetto
di cura di quella persona, il progetto di salute di quella persona. Oppure, e questo vale lo stesso se una persona è in una residenza e quant'altro. Intanto abbiamo, dirò brevemente perché poi il tempo comincia a passare, progetto, abbiamo parlato di progetto di cura, di progetto di salute. Brevemente noi diciamo che è sempre un progetto individuale, che è sempre un progetto che ha, che parte dalla persona nella sua globalità, non dalla malattia. Dalla persona relazionata, dalla persona inserita in un contesto sociale e familiare. E che in questa presa in carico complessiva dell'altro parte dalle risorse di quella persona, dalle risorse del suo contesto, dalle risorse della famiglia, anche se residua. È fondamentale questo, perché il lavoro di cura, il lavoro di salute, il lavoro che mette al centro la persona, anche questo termine abusato, centralità della persona, io ci credo molto, il termine abusato io lo dico perché c'è anche, perché c'è un'estrema distanza fra le parole e i fatti, si parla di centralità della persona e poi si fanno progetti sulla persona. Centralità della persona significa l'atteggiamento degli operatori e delle organizzazioni perché il progetto di salute proprio parta da quella persona e si basi sulle risorse di questa persona che deve partecipare al suo percorso di salute. Bene, ora dirò alcune piccole cose sulla questione dei luoghi e della responsabilità, quindi dei servizi della salute mentale rispetto ai luoghi dove le persone possono temporaneamente stare, si spera temporaneamente, in luoghi privati della libertà. Ecco, facciamo riferimento essenzialmente ai luoghi dove, che sono i luoghi della detenzione, dell'internamento, e quindi da una parte il carcere e da una parte alle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Ha detto una cosa, io lo dico sottovoce, perché noi non dobbiamo mai dimenticarci delle situazioni più critiche, perché dobbiamo partire sempre dalle criticità maggiori per affrontare il cambiamento, per andare verso le buone pratiche. A volte le persone sono private anche della loro libertà nelle residenze, anche nei servizi di diagnosi e cura. Ma io non parlerò di questo, però lo so che nelle residenze a volte le persone vengono perfino legate, che nei servizi di diagnosi e cura le persone vengono di norma legate. C'è poco controllo, direi. Aspetta. C'è poco controllo. No. Vengono di norma legate se l'80%... Se no ci perdiamo. L'80% dei dipartimenti di salute mentale italiani hanno SPDC, e non solo, in cui le persone vengono legate, in cui principalmente si lavora con le porte chiuse e quindi alla contenzione meccanica si aggiunge anche la contenzione ambientale, e questa è privazione di libertà in questi stessi luoghi dove si sta
con le porte chiuse ci sono anche, per esempio, ricoveri volontari, che anche loro subiscono questa privazione di potere, della libertà. Ecco, però stiamo parlando, e io su questo mi soffermerò, di luoghi della cura, quindi di luoghi che devono essere liberati, se ancora non lo sono, da queste pratiche di violazione dei diritti, di violazione delle libertà fondamentali. Ecco, ma ora ritorno al tema che mi è stato assegnato, quindi la responsabilità dei servizi della salute mentale nei confronti delle persone private della libertà, e quindi delle persone che temporaneamente sono obbligate per un certo periodo definito dal magistrato a stare, per esempio, a stare nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza. Beh, io credo di dire cose banali a questo punto, cose che probabilmente tutti conoscete, e immagino che vengano anche attuate in questa regione. Domani andremo a visitare la REMS di Capoterra come organizzazione Stop OPG, ma sappiamo alcune cose, ci siamo già stati un anno fa nella REMS di Capoterra. Ecco, le REMS, a parte quella di Capoterra, non va detto che non sono delle strutture che hanno sostituito l'OPG, dico cose banali, scusatemi, ma io credo che le banalità a volte vanno ridette con chiarezza. Non hanno sostituito gli OPG. Sono residenze che fanno sanitarie, che all'interno della rete dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale e all'interno del welfare di una comunità dovrebbero superare nella pratica e nelle logiche l'OPG. Quindi fanno parte dei servizi sanitari, dei servizi della salute mentale. Nei confronti delle persone che temporaneamente rimangono nella REMS, il Dipartimento di Salute Mentale, in questo caso i Dipartimenti di Salute Mentale, essendo la REMS della Regione Sardegna, unica per tutta la Regione, devono continuare, e sappiamo, per legge anche, a mantenere la loro responsabilità di cura. Questo è principalmente dato dalla formulazione di un progetto terapeutico riabilitativo che la legge 81 dice che deve essere formulato dal Dipartimento di Salute Mentale da cui proviene quella persona, e entro 45 giorni della sua entrata nella REMS. Ma io credo che la formulazione di un progetto significa anche l'esercizio l'accompagnamento perché questo venga realizzato. Realizzato significa che porti poi ad una fuoriuscita delle persone dalla REMS. La REMS non è l'OPG, anche perché c'è un termine alla pena, all'internamento. C'è un termine, non è più il luogo
dove le proroghe possono, possono essere a vita, dove si possono vivere gli ergastoli bianchi, ma c'è un termine di questo tempo dalla legge 81. Quindi per l'Arenze il problema è, per le persone che sono inviate nell'Arenze il problema è e la responsabilità del, della responsabilità del Dipartimento di costruire e di rendere agibili progetti terapeutico-riabilitativi finalizzati alla dimissione delle persone dalla Renza. Ma su questo mi pare e spero che siamo tutti d'accordo. Siamo tutti d'accordo, poi sentiremo se tutti applicano tutto questo, se nei fatti, ecco, io devo dire che per la conoscenza che abbiamo delle REMS in Italia, in questo momento c'è ancora una pratica virtuosa, devo dire molto determinata dalla capacità degli operatori della REMS di star dietro ai dipartimenti a volte e molto di più l'operatore della REMS, i responsabili delle REMS che sono attivi verso, proattivi verso il dipartimento, che il contrario, questo è drammatico. Però in tutti i modi i dati del turnover ci dicono che si sta ancora determinando. Io però non vorrei, le REMS esistono da 2 anni, abbiamo chiuso gli OPG, un po' meno anche. Dobbiamo guardare, avere uno sguardo lungo, dobbiamo pensare forse fra poco di cominciare a spostare le lancette da stop OPG a stop REMS, perché se rimaniamo sempre fermi probabilmente alla REMS, il rischio che diventino veramente il sostituto dell'OPG diventa molto grande. Da ultimo, e finisco, credo di aver una... il lavoro in carcere, anche qui il lavoro in carcere è una questione antica e ancora presente, antica perché la presa in carico da parte dei dipartimenti di salute mentale era già voluta, quindi il superamento della sanità penitenziaria era già voluto dal DPR del 2000, il DPR 230. Sappiamo però come questo è rimasto assolutamente inapplicato, grazie. Inapplicato nella maggior parte delle regioni. Ci è voluto ancora il DPCM del 2008 perché, e con fatica anche questa volta, si avviasse, è ancora un processo non completamente finito, si avviasse la presa in carico delle persone con problemi di salute mentale, ma in generale, da parte dei dipartimenti di salute mentale, in genere il sistema sanitario regionale in carcere. E questo, guardate, è un atto dovuto, perché è un LEA. Quindi non è che tutto quello che facciamo, mamma mia, perché come siamo bravi, oppure che fatica facciamo, questo è dovuto, è un LEA e quindi è un atto dovuto. Poi ci interrogheremo se sulle risorse. Però ecco, dobbiamo sapere che questo è un atto dovuto, che sta a noi seguire le persone con problemi di salute mentale nel carcere. Sapendo perché poi il lavoro nel carcere è un lavoro complesso per le persone con problemi, in generale. È un lavoro complesso, un lavoro che impiega molto tempo, che necessita di capacità di negoziazione infinite, che necessita quindi di grande competenza e di grande esperienza, mi viene da dire, perché io credo che la capacità di negoziazione è uno degli attrezzi che un operatore della salute mentale dovrebbe avere nella sua cassettina degli attrezzi, è uno delle,
degli attrezzi più importanti nel nostro lavoro. La negoziazione, che nasce sempre dal riconoscimento dell'altro come persona, del riconoscimento della complessità e dal confronto con la persona, con la comunità, con l'istituzione in cui si trova, e non dal confronto solo con la malattia, ma questo è. E quindi la negoziazione, perché siamo in un'istituzione rigida e chiusa, la negoziazione con l'istituzione, con i suoi tempi, con la sua mission di custodia, la negoziazione con gli altri operatori che lì lavorano, con le guardie, la negoziazione con la persona che sta lì e che è privata della libertà, evidentemente ha numerosi problemi. Ecco, abbiamo detto che le persone hanno, che l'essere entrati nella cittadinanza per le persone con problemi di salute mentale ha significato anche il riconoscimento della responsabilità, quindi della loro capacità. Bene, quindi abbiamo detto più volte che anche le persone con un problema severo di salute mentale mantengono sempre un certo grado di capacità e quindi devono rispondere delle loro azioni ancorché commettano un reato, e quindi è possibile anche che le persone vadano in carcere, le persone con problemi di salute mentale. Ma dopo aver detto questo, dobbiamo attrezzarci a una presa in carico di queste persone nella complessità di quella situazione nel migliore dei modi, e sapendo peraltro che la sofferenza, la malattia mentale, come per qualsiasi malattia, può a volte essere incompatibile con la carcerazione, e nel momento in cui è incompatibile con la carcerazione bisogna evidentemente trovare nuovi luoghi. L'aver chiuso l'OPG ha tolto sicuramente, ha superato, e speriamo che continui ad essere così, perché alcuni decreti ci preoccupano, ma non abbiamo tempo di parlarne molto ora, ha tolto delle ambiguità e quindi ha spostato però la nostra attenzione proprio con maggiore chiarezza sul lavoro in carcere. Sappiamo che le articolazioni per la tutela della salute mentale in carcere sono luoghi che ci preoccupano, sono luoghi su cui dobbiamo avere una particolare attenzione, e dobbiamo esercitare anche una vigilanza democratica. Lo facciamo nelle REMS, dobbiamo farlo anche per questi posti, per capire se veramente questi posti sono emancipativi per le persone, rispondono ai bisogni della salute delle persone, che però pure hanno delle limitazioni della libertà. Insomma, dobbiamo sapere che forse abbiamo spostato la contraddizione, ma che la strada da fare ancora è molto ampia. È molto ampia, è molto lunga, è tortuosa, però se i principi, la nostra visione, la nostra etica continuano ad essere quelli che hanno portato alla chiusura dei manicomi e alla deistituzionalizzazione, e non invece alla transistituzionalizzazione di cui prima si è parlato, io credo che dobbiamo avere soltanto dobbiamo avere fiducia in un'opera che, per quanto lunga, sarà sempre un'opera di emancipazione per i soggetti. Io credo che dobbiamo sapere che abbiamo fatto un passo, ma che ne dobbiamo fare altri. Dobbiamo però anche interrogarci su tutti i passi su cui stiamo tornando indietro. Oggi mi sembra che Fabrizio, almeno io non l'ho percepito, non ha parlato di una cosa che oggi appare evidente anche in Italia: la reistituzionalizzazione. È un problema serio, è un problema
rigoroso che dobbiamo affrontare con il rigore che auditori come questi hanno, e sapere che dobbiamo ritrovare alleanze forti in un territorio, perché i tempi che stiamo attraversando sono tempi difficili, ma se ognuno di noi si prende la responsabilità di cambiare e la voglia di cambiare ancora il pezzo di mondo che ha sotto mano, io credo che ce la faremo. Grazie.